polizia sotto il coordinamento del prefetto, innanzitutto, e della giunta giudiziaria. Quindi ho salutato il prefetto e i procuratori e i presidenti del tribunale. Dopodiché mi è sembrato giusto salutare voi. Poche cose, anche perché arrivato da una settimana, qualunque cosa io possa dire è necessariamente una cosa di principio. Sono legato fortemente al mio predecessore, a cui voglio bene umanamente e nei cui confronti ho una grande stima, e quindi mi auguro che il comando provinciale di Trapani possa continuare sul solco che Stefano ha tracciato e ottenere i risultati come quelli che ha ottenuto Stefano. E l'arma, come voi sapete, attenta innanzitutto al cittadino, e quindi su questa linea noi vorremmo continuare. La percezione di sicurezza è fondamentale. Difficilmente ci sentirete snocciolare dati. Per noi è importante che il cittadino senta la sicurezza e si senta sicuro ed accompagnato nella sua vita. E dal punto di vista operativo ho trovato dei colleghi molto motivati, molto preparati, e pertanto spero di continuare a lavorare con loro come faceva il mio predecessore, con gli obiettivi che poi voi avete visto bene, che sono il contrasto non soltanto alla criminalità organizzata in senso ampio, ma anche il contrasto al patrimonio illecito e il contrasto a tutti quei comportamenti che di fatto tendono a limitare la crescita della società, della popolazione di queste terre che sono bellissime. L'arma lavora insieme agli altri, è un attore istituzionale che ama lavorare all'interno di una rete coordinata, come ripeto, dal prefetto e dalle procure della Repubblica. E se c'è qualcosa che io non vorrei che si percepisse è che l'arma è soltanto uno strumento repressivo. L'arma è uno strumento che all'interno di una rete collabora anche alla prevenzione e alla crescita, e pertanto ha nella vicinanza al cittadino la sua ragione d'essere.